Già nel 1999 il Parlamento europeo, con delibera numero 4 del 14 gennaio, si era espressa contro le sperimentazioni dell'ARP e di conseguenza delle scie chimiche. Dal 99 fino a quest'anno non si era ottenuto niente. Adesso però le delegazioni dei paesi europei si sono radunate appunto il 9 di aprile a Bruxelles e hanno intimato, si fa per dire, all'Europa di prendere in considerazione le nostre richieste. Io di persona in rappresentanza dell'Italia, la nostra richiesta è stata quella di istituire una Commissione europea che finalmente si decida a prendere in considerazione gli effetti devastanti e tossici di queste scie chimiche. Tutte le condizioni meteo in generale, ma soprattutto la pioggia, la nebbia, la grandine e anche la ricaduta del fallout normale portato dal vento, fanno ricadere questi dannosissimi elementi chimici, che sono principalmente bario, alluminio e altre nanotecnologie di questo tipo. Per la prima volta, purtroppo, abbiamo dovuto constatare che anche la neve porta con sé questi elementi tossici. Ad esempio, in una nevicata capitata il 10 di dicembre sulle colline marchigiane, abbiamo trovato purtroppo i soliti elementi, che sono alluminio, bario. Poi in un'altra nevicata a Osimo, provincia di Ancona, il 3 di febbraio di quest'anno, anche in questo caso abbiamo trovato alluminio, bario e molto calcio. Se ce ne fosse bisogno, questo conferma due cose. Innanzitutto che queste non sono scie di condensazione, ormai è evidente che sono diverse nella forma, nella persistenza e nel contenuto, che non è certo né anidride carbonica, né goccioline di acqua, né cristalli di ghiaccio, ma sono delle emissioni volontarie, fuoriescono da ugelli particolari e sono delle mescolanze di nanotecnologie e nanometalli che servono per vari scopi. All'inizio lo scopo era, non le voglio ricordare, era quello militare e della modifica del clima, ma ultimamente se ne sono aggiunti degli altri, di cui però adesso non parlerò, non abbiamo la tecnologia e tantomeno i finanziamenti per poter fare queste analisi. Altre cose interessanti sono le numerosissime interrogazioni parlamentari fatte al Parlamento italiano, da cui naturalmente non è sortito nulla. Comunque sono già 17 e io credo che sia la prima volta nella storia della prima, seconda o terza Repubblica italiana, che dir si voglia, che siano state fatte 17 interrogazioni senza un'adeguata risposta, sempre sullo stesso argomento. Potete trovare anche in rete l'intervista all'onorevole Di Pietro, l'intervista a questo politico serbo che nella sua lingua si scaglia contro questi crimini, che lui li chiama crimini contro l'umanità, ma addirittura si è passate le vie di fatto. Lo Stato dell'Ecuador e il presidente Correa dichiara apertamente: noi sappiamo che non sono nostri aerei, sono aerei che provengono dagli Stati Uniti. E allora cosa faremo d'ora in poi? Se uno di questi aerei, da qualunque parte provenga, lasci queste tracce in cielo, noi faremo decollare i nostri intercettori e lo costringeremo ad atterrare. Se questo non succedesse, siamo disposti anche ad abbattere l'aereo. In quel momento che si mette nel territorio va a tenere un avion subsonico equatoriano che obbligandolo a atterrizzare in questo territorio, sarà catturato. Obbligandolo, sì signor. C'è stata una delibera europea ultimamente che invita, è un invito che però è qualcosa di più di un invito, è una minaccia, invita i laboratori, i paesi membri dell'Unione Europea a non quantificare più la presenza di alluminio negli acquedotti delle città. Questo cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che si sa che l'alluminio sta inquinando gli acquedotti. In secondo luogo, perché proibire il reale rilevamento di questa sostanza? Se fosse un inquinamento locale, si cercano le soluzioni, ovviamente, si mettono dei filtri, dei depuratori, si trova la causa di questo inquinamento, ma evidentemente è talmente a livello globale che non si può più chiudere la stalla quando sono scappati i buoi.
proprio non ci si può più fare niente. Infatti c'è stato già anche da noi un sindaco di Nuoro che ha proibito recentemente di approvvigionarsi e ha chiuso addirittura un acquedotto perché le analisi effettuate sull'acqua distribuita davano un'altissima percentuale di alluminio, che come si sa, questo non lo diciamo noi, lo dicono i medici, l'alluminio è la causa fondamentale dell'Alzheimer. Ci dicono l'Alzheimer è la malattia degli anziani, sì, certo, perdita di memoria, connessione neuronale, la malattia degli anziani però oggi con la vita che si è allungata dovrebbe cominciare minimo intorno ai 70 anni, non a 40-45 anni come purtroppo stiamo vedendo. Se prima la percentuale era, faccio per dire, di 1 a 10, oggi siamo arrivati a 6 su 10 e non solo nelle città dove ipoteticamente un inquinamento da alluminio per via degli insediamenti industriali potrebbe essere giustificato. Infatti l'Eco di Bergamo ha fatto questa indagine pubblicata recentemente dove ci sono questi risultati. Addirittura il MIT ha dichiarato che le percentuali di alluminio enormemente aumentate ultimamente sarebbero corresponsabili dell'autismo nei bambini. Anche altri media si sono interessati di questo dramma, siamo arrivati al punto di chiamarlo dramma, e tra cui National Geographic ha pubblicato recentemente un articolo in cui conferma che gli esperimenti segreti della CIA esposero ed espongono ancora milioni di persone ad agenti chimici ed infettivi, tra cui mette ovviamente anche le scie chimiche che servono in parte per la modifica del clima e in parte per scopi militari, l'ampliamento delle comunicazioni radio, radar, satellitari, eccetera. Nel dicembre scorso a Lugo di Romagna c'è stato un temporale di notevole intensità, ma al posto della grandine sono cadute delle palline, sembravano di grandine, sono completamente trasparenti, sembrano di fatte di ghiaccio, invece è un materiale particolare che si chiama Krillium. Questo Krillium è un brevetto Cordani. Queste palline di Krillium vengono sparse nell'atmosfera, hanno lo scopo di controllare i nuclei di condensazione che generano la pioggia. Diciamo che se non c'è un nucleo di condensazione la pioggia non si forma. Queste palline di Krillium io le ho ancora conservate in frigorifero, non si decompongono mai, non rilasciano, non evaporano, diciamo, non rilasciano nulla nel terreno, servono al duplice scopo di fare da nuclei di condensazione e quindi da implementare o far sorgere la pioggia, il tornado, la grandine, la neve, eccetera, quando di nuclei di condensazione c'è bisogno. Come invece al contrario possono determinare il tempo secco quando invece il nucleo di condensazione viene assorbito da questo materiale che è una specie di spugna, una spugna che si comporta anfotericamente. Noi sappiamo che in origine erano aerei militari e in un secondo momento aerei civili però privi di contrassegno che spargevano queste sostanze. Questo tutto comunque aveva un costo, e un costo non indifferente, perché non è che viaggino una volta alla settimana, quando spargono, spargono per settimane intere, per mesi e per tutto l'anno in tutto il globo. Quindi in un secondo momento c'è il sospetto, che è molto più del sospetto, che questi avvelenatori, questi criminali dell'ambiente, si siano accordati anche con le compagnie aeree, alcune compagnie aeree, attenzione, non tutte. Quante persone ci dicono, ma insomma se fosse vero basterebbe telefonare il controllore di volo di un aeroporto, loro ce lo direbbero, beh questa è pura fantasia. Però con alcuni escamotage qualcuno di noi ha fatto una determinata telefonata all'aeroporto di Bologna e l'ha malcapitata, forse non lavora più neanche là, persona che risponde si lascia andare a delle ammissioni. Ma,
purtroppo invece non sono il precipito d'oro. Sappiamo che si tratta di scie, non di condensazione. Sappiamo che le fanno i militari, ma noi non ci possiamo fare nulla, perché il militare per istituzione e per costituzione non chiede niente a nessuno. Ma allora i piloti, sia civili che militari, quando sono in quota e spargono a loro saputa o loro insaputa queste sostanze, non succede niente? È la prima contestazione che ci veniva fatta, ma non hanno dei figli, ma dopo quando cade non cade mica solo lì sotto, il vento lo porta da un'altra parte anche a casa loro, certo, però se vogliono mangiare è la storia in grande dell'Ilva di Taranto, o mangi e muori di tumore o non mangi e muori di fame. Molti piloti della British Airways hanno cominciato ad ammalarsi per due motivi, innanzitutto perché si sono visti sorvolare, sottovolare destra e sinistra aerei senza insegne che spargevano queste che non sono sci di condensazione. All'interno di questi, alcuni di questi aerei ci sono i bomboloni, chiamiamoli volgarmente così, che spruzzano poi all'esterno con degli oggetti particolari queste sostanze. A furia di migliaia di ore di volo, molti di questi piloti della British Airways si sono ammalati. E cosa hanno trovato, guarda caso, nel loro sangue? Alte percentuali di alluminio di bario. Anche la sclerosi multipla si sta espandendo a macchia d'olio. Anche l'età della in cui insorge la sclerosi multipla si è abbassata notevolmente. E anche in questo caso una pubblicazione scientifica della Marina degli Stati Uniti ammette che l'aerosol di bario spruzzato da aerei militari per aumentare la capacità di trasmissione dei segnali radio e radar può essere ovviamente inalato ed è alla base dell'insorgenza della sclerosi multipla. Quindi non si tratta di catastrofismo, si tratta di preoccupazioni più che legittime. Non tocco il discorso del Morgellon. Non Morgellons, non è una malattia nuova perché è nata agli inizi, alla metà fine del 1600 in Francia, quindi non lo tocchiamo perché è un discorso complicato e lunghissimo, però diciamo che nessun medico in Italia, negli Stati Uniti sì, è già cominciata la battaglia, ma in Italia nessun medico vuole sentir parlare di Morgellon. Perché? Molto facile, molto semplice, perché non sa che cos'è. Qualcosa si è mosso, l'unico centro medico in Italia che accetta il termine Morgellon e che cerca di curare le persone è a Padova. Tornando a parlare di prese di posizione ufficiali o semi-ufficiali, non possiamo dimenticare anche l'intervista che ha dato l'ex capo dell'FBI Ted Gunderson, il quale senza mezzi termini ha parlato di crimini contro l'umanità, che il Congresso deve prendere posizione e far smettere questi crimini, che migliaia di pesci e di uccelli stanno morendo a causa dell'alluminio sparso, che lui sa benissimo, perché quando era in servizio era uno dei suoi compiti, sa benissimo da dove partono sia in Europa che dagli Stati Uniti questi aerei, ha fatto i nomi delle nazioni e degli aeroporti, e quindi invita appunto il Congresso americano, la popolazione, a insorgere e a far smettere questo genocidio, quello lo chiama proprio genocidio. Anche la televisione francese, France TV, ha fatto un lungometraggio parlando di queste scie chimiche. A KLSA, la TV americana, conferma il ritrovamento di bario di alluminio nelle precipitazioni. Anche i controllori di volo americani e canadesi si sono ammalati e si sono ribellati a questo sistema. Una delle cose più belle è guardare un TG meteo tedesco in cui il cronista, che non è un militare, differentemente da noi, perché da noi meteo sono presentati o da militari o su dispaccio dell'aeronautica militare, come se il cielo non fosse di chi l'ha creato, ma fosse solo dei militari. Vabbè. Questo cronista fa vedere ad un certo punto delle scie, sono chiaramente delle scie parallele,
che stanno entrando verso l'Europa dell'Atlantico, e dice: ecco, vedete, queste non sono foschie, non sono nubi, sono scie lasciate da aerei probabilmente militari che non hanno niente a che vedere con la meteorologia, e infatti sono anche molto basse. Io non so se l'hanno ancora lasciato lavorare a queste TV. Comunque la nonchalance con cui dice queste verità fa veramente pensare. Rausgebracht und in etwa 5 bis 6 km Höhe, hat mit Wetter so nichts zu tun. Ja, wie geht's weiter? Nachts Frost zwischen -1 und -2.